Cosenza Foggia. Scrivetevi al canale, scrivetevi al canale, scrivete al canale. Cosenza Foggia. Una settimana di riposo. Anzi, ci ha dato 3 giorni di riposo il mistero per la partita di Ascoli. Poi abbiamo una settimana di riposo che il mister prepara meglio il gruppo da mettere in campo. La cosa bella che cambia, fa dei cambiamenti. Quelli che stanno in panchina li mette anche come titolari, di cui fa girare la squadra, fa girare i giocatori, perché quelli che abbiamo in panchina sono ragazzi forti che nelle altre squadre possono giocare titolari. Abbiamo un bel gruppo, stanno già cominciando a conoscersi, è positivo questo. Più avanti andiamo con gli allenamenti che fa fare e più che si cominciano a capirsi, a conoscere. Ogni allenamento il mister li prepara bene, ogni squadra che deve preparare un modo, i giocatori la mette in campo, prepara meglio la difesa, il centrocampo. Ci sono degli errori, ma è normale. È normale, gli errori ci possono stare. L'importante è che portiamo a casa i 3 punti. Questo è un allenatore con le palle sotto. Mi ricordo un po' Zeman questo, perché questo li fa lavorare. Questo è come fosse che c'è Zeman, di cui a me questo allenatore mi piace dal primo giorno che l'ha preso. L'altro allenatore non mi piace, sinceramente. È un bravo allenatore. Questa settimana preparerà meglio, così per il Cosenza. Sperando che la squadra dà il massimo. Come va la partita? L'importante è che danno il massimo, perché quello che già hanno fatto già dobbiamo dire grazie. Io ci credo. Io credo a questo gruppo, credo all'allenatore. Io penso che più avanti andremo, gli altri fisicamente non saranno bene, invece i nostri saranno molto in forma. La cosa bella è perché li fa girare tutti. Noi abbiamo ragazzi giovani, togliendo l'età di qualcuno o l'età del portiere, abbiamo ragazzi giovani che si vogliono mettere in mostra e danno il meglio e sono anche bravi. Hanno bisogno solo del calore della tifoseria foggiana, hanno bisogno che li sosteniamo, hanno bisogno questi giocatori. Che gli siamo vicini fino alla fine, perché loro così danno il massimo. E l'esperienza serve a qualcosa. Giorno per giorno accumulano sempre esperienze e fisicamente stare bene rispetto agli altri, perché fare gli allenamenti, provare degli schemi, provare delle determinate cose in campo è importante. Noi abbiamo giovani difensori che sono forti. E non è per qualcosa, sono giovane. Io, gli altri stanno un po' addosso, ma io penso che questi sono ragazzi che ci daranno soddisfazione. Sono bravi ragazzi. E sperando che rimangano con noi, sperando, perché la maggior parte sono ragazzi che ce l'hanno prestata le altre squadre. Di cui sperando che anche per l'anno prossimo abbiamo questo gruppo, perché questo è un grande gruppo, ci darà soddisfazione. Adesso è normale che ci sono degli errori, è normale. Giorno per giorno, domenica per domenica, ogni partita cercano di vedere gli errori che fa e di non farli, di stare sempre attento a quello che dice il nostro mister, perché per me il mister c'ha le cose sotto. Io ci credo, io credo a questo gruppo, non mi voglio sbilanciare, però io credo, è un grande gruppo, ci darà belle soddisfazioni. Questo è il mio pensiero. Con il Cosenza vedremo una bella partita. Sto riposo oggi. Non dico che non ci voleva, ma ci voleva per preparare al meglio, perché questa è una
è un allenatore che non tiene sempre gli stessi. Mazzio, il nostro bomber, è un periodo negativo, però diciamo che non sta ancora nella sua piena forma. Però quello che sta dando è va bene. L'anno scorso ha dato il massimo, cioè non ci dimentichiamo di Mazzio. Io penso che questo è un bel gruppo. Mazio con questo gruppo rientrerà di nuovo. Galano non c'è bisogno di dire niente perché fa paura. Fa paura proprio. C'è che viene subito, ta ta. È come l'anno scorso quando era venuto, cioè Mazio che era venuto col Foggia, subito ha dato il massimo. Di cui Galano pure altrettanto. Buono. Diciamo che il nostro portiere fa ancora degli stessi errori, è come una fotocopia. Però diciamo che c'è la sua esperienza, ce l'ha, gli anni ce l'ha. Dare esperienza ai due portieri che abbiamo, i giovani, è positivo. Vabbè, ci sentiamo, anzi ci vediamo a Cosenza, con la partita di Cosenza. Io ci credo a questo Foggia. Voi non lo so, ma io ci credo. Scrivetevi al canale. Ma vi da scrivo al canale. Che cazzo vi costa buia a cliccare la scritta quella in rosso? Iscriviti. 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 Oh, ti scrivo al canale, hai capito? No. Scrivi. Cazzo ti costa a te. Buon martedì a tutti.